In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia granny che io ho deciso di chiamare Matisse. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Bohème. Se ricorderete, io ho già utilizzato questo filato proprio per realizzare la maglia Bohème, ma questa volta sono andata a utilizzare il codice 4, che è questo fantastico colore che ricorda molto i colori della marena e della fragola. Mi piace tantissimo proprio per questo. Però vi faccio vedere subito anche altri colori disponibili sempre sul sito. Abbiamo questo che è un fantastico sfumato, guardate quanti bei colori, che è il codice 8, oppure anche qui tono su tono, quindi abbiamo diverse sfumature che vanno da un beigeolino a un marrone, e questo è il codice 2, quindi vi potete sbizzarrire, perché oltre a questi sul mio sito Filati Elsa trovate veramente tantissimi altri colori. Ma parliamo un attimo del quantitativo. Allora, per realizzare questa maglia, che come vedete comunque mi va larga, anche se è un po' corta, ma è così che lo voglio, perché diciamo che va un po' di moda avere le maglie un po' più corte, io ho utilizzato 300 grammi lavorando con uncinetto del numero 5. Ora, per una taglia M io ve ne consiglio 350 grammi, per una taglia L 400, però se la volete fare anche più lunga, quindi dopo che vi spiego come fare, vi consiglio di andare a prendere anche 50 grammi in più, mentre per una taglia S vanno bene comunque 300 grammi, perché comunque mi è rimasta un po' dell'ultimo gomitolo. Per quanto riguarda quindi invece la lavorazione, mi avvicino per farvela vedere. Come potete vedere è una mattonella granny, ma è particolare perché abbiamo i due lati speculari uguali, ma poi questa è diverso da questo, quindi è particolare proprio per questa, perché dà appunto questo cambio di visione visuale appunto del punto. Però un'altra cosa, la mattonella granny in realtà mi arriva qua, io poi qui per, rispetto al sotto vedete, ho più righe di maglie alte, questo perché sono andata poi ad allungare la mattonella granny con dei giri di maglie alte. Io in totale ne ho fatte 7, però voi potete farne di più proprio per avere appunto la maglia più lunga. Notate soltanto questo: più giri di maglie alte fate, più questa parte scende, quindi magari vi arriverà qui proprio al centro del vostro stomaco, oppure alla zona, no, vi dicono troppo giù, però diciamo che se volete farla più lunga questa parte naturalmente verrà più giù, a meno che non decidiate di fare poi dei giri di maglie alte anche sotto, quindi le fate sopra, le fate sotto, lasciando la parte laterale normale, perché quindi la mattonella granny deve essere larga quanto le vostre spalle. E quindi dicevo, potete fare le maglie alte anche nella parte sotto, e una volta fatto il primo pezzo, quindi la parte avanti, fate anche la parte dietro e la fate identica, e poi andate a cucire lateralmente come ho fatto io, lasciando un piccolo spacco laterale in modo tale da avere la maglia comunque larga che non vi stringe. Quindi mi raccomando, naturalmente rispetto a me, se andate a fare anche le maglie e i giri di maglie alte sotto, dovete andare a cucire un po' di più sotto, lasciando comunque una piccola apertura. Una volta fatta comunque i due rettangoli e cuciti alla delle spalle e lateralmente, si vanno a fare le maniche. Io per le maniche ho deciso di utilizzare lo stesso, diciamo, punto, ossia sempre ventagli, ma fatti in modo a righe, mentre vedete qui sono alternati, qui vanno giù a righe, in modo da avere comunque la lavorazione un po' più stretta. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia andremo a creare due mattonelle granny uguali, e lavorerò con il filato della Mistrico Filati linea Bohème, che se ricorderete ho già utilizzato. Questa volta però andrò a lavorare il colore 04, che è questo fantastico colore con varie tonalità del rosa, ma come potete vedere qui ce ne sono altri colori, comunque sono tutti uno più bello dell'altro. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto numero 5 e andremo quindi a creare due mattonelle granny, a cui poi andremo a lavorare anche le maniche. Andiamo a fare quindi il nostro anello magico e andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro, vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro, vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2,
catenella di separazione, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una e due. Catenella di separazione, rientro e vado a fare le ultime due maglie alte, una e due. Ho fatto quindi in totale 4 gruppi di 2 maglie alte separati da una catenella. Chiudo il mio anello magico e per chiudere il giro vado dire non faccio la catenella, vado direttamente nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. A questo punto posso iniziare a fare il secondo giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientriamo nell'archetto dove abbiamo fatto la maglia bassa e andiamo a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto successivo e vado a realizzare 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Stiamo così creando i nostri angoli, quindi vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Vado a terminare il giro andando a fare nel primo archetto 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione e chiudo andando a fare sempre nella terza catenella una maglia bassa. Adesso andiamo a fare il terzo giro, quello che ci permetterà, come avete visto dall'inizio quando indosso la creazione, di fare i quattro lati però due di maniera diversa. E andiamo a fare quindi sempre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto, vado tra le due maglie alte, quindi qui nel lato, e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Nell'angolo, quindi nelle due catenelle, vado a fare invece il mio angolo, quindi due maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, due. Nel lato successivo, tra i due gruppi di 2 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Mi trovo di nuovo nell'angolo e qui di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, due. Tra le due maglie alte, quindi nel mio terzo lato, torno a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado nell'angolo e di nuovo a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, due. E termino quindi il lato andando a fare 3 maglie alte, quindi vado a fare il lato, vedete qui di fronte ho le 3 maglie alte, quindi vado tra le due maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte, una, due e tre. Possiamo terminare quindi il terzo giro entrando nell'archetto iniziale del giro e andando a fare 2 maglie alte, una, due. Catenella, si entra nella terza catenella e si va a fare una maglia bassa. Adesso passiamo a fare il quarto giro. Il quarto giro è quello che ci permetterà di far continuare a far crescere la nostra lavorazione e di vedere la differenza appunto tra i due lati, tra i due lati. Quindi due saranno uguali, sono uno l'opposto all'altro e la stessa cosa da questo lato. Inizio sempre facendo metà del mio primo angolo, quindi 3 catenelle, rientro una maglia alta. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte e il ventaglio e vado a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado dopo il ventaglio e l'angolo e vado a fare di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta.
A questo punto vado nel mio angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, 2. Vado in questo po', adesso mi trovo dove ho il lato con le 3 maglie alte e cambiamo tra le 2 maglie alte e le 3 maglie alte, andiamo a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, due maglie alte tra le 3 maglie alte e l'angolo, quindi una e due. Andiamo nell'angolo, andiamo a fare il nostro angolo, quindi 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, due. Prendiamo il filo e ci troviamo di nuovo nel lato dove abbiamo il ventaglio. Quindi andiamo tra l'angolo e il ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado dopo il ventaglio e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. A questo punto vado nel mio angolo e vado a fare l'angolo, quindi 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Adesso mi trovo nel lato dove ho le 3 maglie alte e quindi di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte tra il ventaglio, tra l'angolo e le 3 maglie alte, quindi una, 2. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. E andiamo a fare 2 maglie alte tra le 3 maglie alte e l'angolo, quindi una e due. Vado nell'angolo e termino il giro, quindi 2 maglie alte, una, due, catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ora questo qua quarto giro che abbiamo fatto è il giro che va sempre ripetuto, però io adesso vi faccio vedere il quinto giro così vi faccio capire bene. Vedete che mano a mano aumenteranno sia le maglie alte qui sia il numero dei ventagli qui, quindi avremo in ogni giro 4 maglie alte in più, in ogni giro qui dove ho i ventagli un ventaglio in più. Infatti qui ne abbiamo avuto uno, qui ne abbiamo due, nel prossimo ne avremo tre, e adesso vi faccio vedere come. Mentre qui, come potete vedere, avevamo 3 maglie alte, quindi abbiamo 7 e in ogni giro ne aumenteremo sempre di 4. Questo ci permetterà appunto di avere questi due lati uguali, questi due lati uguali, ma che sono differenti tra di loro, come avete visto nella maglia indossata. Quindi vi faccio vedere come andare a fare quindi il quinto giro, in modo per farvi capire appunto come si cresce la lavorazione. Andiamo sempre a fare le nostre 3 maglie alte, rientriamo un'altra maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo tra l'angolo e il primo ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi sempre maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado tra i due ventagli e vado a fare il ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado tra il ventaglio e l'angolo e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ricordatevi sempre che le catenelle di separazione vanno fatte tra i ventagli, ma non vanno fatte tra il ventaglio e l'angolo. Quindi vado nel mio angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, 2. E a questo punto vado tra il ventaglio e scusate, tra l'angolo e le maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e due. A questo punto andiamo a fare una maglia alta, scusate, mi tiro un po' di filo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro, cinque, 6 e 7. Andiamo tra le maglie alte e l'angolo, andiamo a fare 2 maglie alte, quindi una e due. Adesso andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, due.
Adesso siamo di nuovo nell'angolo dove abbiamo i ventagli, quindi andiamo tra l'angolo e il ventaglio e andiamo a fare un ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado tra i due ventagli, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado tra il ventaglio e l'angolo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado nell'angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle e rientro 2 maglie alte, una e due. Sono di nuovo nel lato dove devo fare le maglie alte, quindi vado tra l'angolo e le maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una, due. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, 3, 4, 5, 6 7. E termino il lato andando a fare 2 maglie alte tra le maglie alte e l'angolo. Una, due. Chiudiamo quindi il giro entrando nell'angolo andando a fare le ultime 2 maglie alte. La catenella e la maglia bassa per chiudere il giro. Oh, quindi, come avete visto, la mia lavorazione continua a crescere. Vedete, già si nota la differenza che è molto carina. Mi raccomando, per vedere se state facendo bene, dovete sempre andare a contarvi i vostri ventagli. Ogni giro dovete avere un ventaglio in più, mentre per le maglie alte, ogni giro dovete avere 4 maglie in più rispetto al giro precedente. Io continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il giro. Tenete presente che noi dobbiamo fare questa mattonella che sia larga tanto quanto la larghezza delle vostre spalle, forse anche qualche centimetro in più. Quindi calcolate un po' questo rispetto a quanti giri fare rispetto a me, rispetto a quello che naturalmente vi dirò. Allora, io ho ripetuto il giro per un totale di 12 volte, quindi in totale partendo dai due giri iniziali io ho fatto un totale di 14 giri, quindi totale di 14 giri e per me va più che bene come larghezza del mio quadrato, mettiamolo così. E adesso però voglio salire con la lavorazione solo sopra e salirò nella parte dove ho le maglie alte, quindi aumenterò solo sopra, andrò adesso a fare dei giri di maglie alte, vi farò vedere come. Però per una taglia M o L io vi consiglio di andare a fare qualche giro in più. Per una taglia M vi consiglio di fare altri due giri attorno a tutto il quadrato, quindi di arrivare a un totale di 16 giri, 18 giri invece per una taglia M L. Però naturalmente provatela, dovete avere una larghezza che sia poco più larga delle vostre spalle. Detto ciò, quindi adesso, come vi ho detto, voglio continuare a lavorare solo sopra, quindi mi giro con la lavorazione. E vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro nell'archetto dell'angolo e vado a fare un'altra maglia alta, scusatelo, fuori camera. E adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi veramente semplicissimo. Continuo a lavorare in questa maniera, vi farò vedere come terminare il giro e iniziare col secondo. Io farò semplici giri di maglie alte. Mi raccomando, entrate bene nella maglia alta sottostante, non prendete soltanto i due fili, ma prendete tutti e tre, in modo tale che la lavorazione non vi si allarghi, perché altrimenti vedete che la lavorazione cede e si allarga troppo. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare alla fine del lato. Vi farò vedere come terminare e come iniziare il secondo giro. E alla fine vi dirò quanti giri sono andati a fare per poter avere la lunghezza necessaria di questa che comunque deve diventare una maglia. Allora, sto arrivando al fine giro, mi raccomando, io non ho fatti aumenti, sono andata a fare solo una maglia alta sopra ogni maglia alta e sono arrivata all'angolo e nell'angolo vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto, una maglia alta dove ho la seconda catenella. A questo punto mi giro con la lavorazione e vado di nuovo a fare 3 catenelle
e a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi andremo a fare sempre questo giro fino ad arrivare all'altezza necessaria. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro e poi vi ricordo che dobbiamo andare a fare un altro mattonella granny utilizzando sempre le stesse misure della prima che abbiamo fatto. Allora, io ho ripetuto la maglia alta per 7 volte, quindi in totale adesso il mio rettangolo non è più rettangolo, non è più un quadrato, ma è diventato un rettangolo e dalla parte alta alla parte bassa misura 47 centimetri, mentre il rettangolo e il quadrato, scusatemi, oggi proprio zero, il quadrato misurava 20 centimetri partendo dal centro verso l'esterno. Quindi in totale io adesso ho circa 47 centimetri partendo dal basso fino all'alto. Mi raccomando, le taglie più grandi andate a fare qualche giro in più, direi 2 giri in più per una taglia M, 4 giri in più per una taglia L. Adesso andrò a fare un altro rettangolo identico, quindi monterò lo stesso, farò lo stesso giri e poi vi farò vedere come continuare a fare la nostra creazione. Dunque, io ho terminato i 2 rettangoli, le maglie, perché ne ho fatti 2, uno dietro uno avanti, i giri di maglie alte in totale io ne ho fatti 7, come vi ho detto, e ho fatto quindi la stessa cosa anche dietro. Allora, per quanto riguarda la cucitura, io qui in alto dall'esterno verso l'interno ho cucito per 13 centimetri sia a destra che a sinistra, mentre lateralmente ho lasciato lo scalfo, e nel mio caso io vi dico una taglia S, ho lasciato 14 centimetri e mezzo. Per le taglie a M io vi direi di lasciare almeno 16 centimetri, se non anche 16 e mezzo. Taglia L lasciate almeno 18 centimetri per gli scalfi e poi sono andata a cucire sotto lasciando però un piccolo spacco aperto sotto di 4 centimetri. In poche parole, non sono andata a cucire l'angolo e l'ultimo ventaglio, quindi ho cucito qui lasciando appunto aperto lo spazio qua. Stessa cosa da quest'altro lato, ho lasciato lo stesso centimetri mettendo il marcatore, sono andata a cucire e poi ho lasciato libero lo spacco, quindi lasciando libero l'angolo e un ventaglio. Adesso dobbiamo andare a fare le maniche. Quindi io mi aggancio sempre con lo stesso filato e sempre con l'uncinetto del numero 5 e vado a lavorare appunto la mia parte della mia manica. Io mi aggancio da sotto e dove ho la cucitura vado a realizzare le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado nel ventaglio successivo, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ora mi trovo dove ho invece le mie maglie alte, i miei giri di maglie alte. Salto la prima maglia alta orizzontale, entro nella seconda e vado a fare sempre il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto un ventaglio, una maglia alta orizzontale, vado nell'altra e di nuovo maglia alta, catenella e maglia alta. E vado a fare questo per tutto il mio giro. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il mio ventaglio e vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Sto terminando il giro, io di ventagli ne ho fatti un totale di 13, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso andiamo a fare il giro di prima, ossia entro sempre e vado a fare una maglia bassissima, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e poi vado a fare un ventaglio in ogni ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta all'interno del ventaglio del giro precedente e continuo così a lavorare per tutto il giro. Naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto questo giro per fare la manica e poi andrò a fare anche l'altra manica. Quindi io continuo a lavorare questo giro, andiamo a fare un giro molto semplice e che comunque richiama una parte del punto del nostro granny, però comunque un po' diverso, e continua a lavorare così quindi per tutta la manica. Allora,
Allora, io ho fatto un totale di 37 giri, quindi la mia manica è fatta da 37 giri, quindi posso andare a fare la seconda manica e quindi poi terminare così la mia maglia.